perché la necessità e l'opportunità di realizzare un seminario su un tema caldo, un tema di recente, sul nuovo codice degli appalti. Il nuovo codice degli appalti ormai è diventato un tema attualissimo e ci sono tante imprese e tanti professionisti che hanno a che fare con la macchina della pubblica amministrazione e hanno proprio delle difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione del contenuto del nuovo codice. Noi come gruppo giovani imprenditori e giovani professionisti abbiamo avuto la volontà di portare avanti un seminario sulla disciplina contenuta all'interno del nuovo codice proprio per sollevare delle osservazioni, delle criticità, portare in sala esempi di aziende, confrontandoci con esperti del settore per cercare quantomeno di riuscire a fornire una migliore interpretazione e soluzione a problematiche che le imprese con supporto dei professionisti non riescono, comunque riscontrano delle difficoltà nella buona riuscita e regolare esecuzione dell'oggetto del contratto che si viene poi a contrarre tra la pubblica amministrazione e le imprese. Ecco, quale potrebbe essere una delle tante discrasie che avete individuato in questo nuovo codice? Sì, diciamo che in generale possiamo definire il nuovo codice sotto alcuni punti di vista ulteriormente farraginoso rispetto alla disciplina contenuta all'interno del vecchio codice, però da un altro punto di vista potrebbe essere positivo perché getta le basi per il rilancio dell'economia del nostro paese. Prendiamo un esempio, il caso della semplificazione normativa. Noi abbiamo ottenuto una riduzione significativa del numero di articoli tra il vecchio e il nuovo codice, passando da circa 2000 agli attuali 246. Anche se da un punto di vista formale risulta essere molto molto positivo, almeno dalle prime esperienze che le aziende riscontrano con l'applicazione del suo contenuto, da un punto di vista sostanziale purtroppo non riesce ad essere molto agevole rispetto a come si era prefissato un punto di partenza. Sicuramente c'è stata una riduzione formale del testo, ma a fronte di questo sostanzialmente avete individuato ancora alcune criticità. Certamente sì, ce ne sono tante, con continuità le segnaliamo e sostanzialmente è ancora in itinere questo percorso di aggiornamento del nuovo codice. Nuovo codice che rappresenterà per quelle imprese che, come tante in Italia, vedono nello Stato uno dei principali clienti, sicuramente una pietra miliare da seguire, da conoscere e da affrontare a volte. Uno dei problemi, ecco, come dire, formali che è sostanziale anche che trovate voi imprese quando partecipate ad un bando, ecco, quali sono? Allora, diciamo che facendone tante di gare d'appalto, alla fine un'azienda abituata ci si abitua, però effettivamente per qualcuno che deve iniziare e magari spesso sono proprio giovani ad affrontare il codice degli appalti, il nuovo codice, sicuramente non è facile, vengono richieste un'enormità di carte, di dichiarazioni, assolutamente, forse è necessario per garantire la pubblica amministrazione, però bisognerebbe andare sempre più avanti in una direzione, diciamo, di semplificazione burocratica. Ci ritroviamo quest'oggi a esattamente 15 mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. In questi 15 mesi, ciononostante, è già stato emanato un correttivo. Ben 3 mesi fa, il 19 aprile, è stato emanato il correttivo. Un correttivo che ha visto, peraltro, per certi versi, anche rimodulare alcune delle idee che erano state già pubblicate nel nuovo codice degli appalti. Motivo per il quale quest'oggi andiamo ad affrontare in un primo appuntamento di questo ciclo di seminari che vedrà il mondo delle professioni e il mondo dell'imprenditoria impegnato proprio sul tema del nuovo codice degli appalti, analizzato per sotto tutti gli aspetti più interessanti e quelli più importanti, non soltanto per il mondo delle professioni ma anche per il mondo dei professionisti. Antonio Giustino, ma un costruttore alla luce di questo nuovo codice degli appalti che difficoltà trova? Beh, sicuramente il riferimento normativo per i costruttori e per le imprese di costruzioni che operano nel campo
dei lavori pubblici è qualcosa di fondamentale. Si sono registrate delle difficoltà, infatti basti pensare che a solo un anno dall'emanazione del nuovo codice, il decreto legislativo 50/2016, abbiamo avuto un decreto correttivo appunto approvato nell'aprile 2017 che è intervenuto con moltissime modifiche, quasi 400 modifiche su 130 articoli dei 220 del codice dei contratti. Quindi le difficoltà che trovano chiaramente i costruttori sono quelle legate a un riferimento normativo in evoluzione, che invece deve essere chiaro e deve essere un riferimento volto allo snellimento delle procedure e alla sburocratizzazione, perché le imprese di costruzione, in particolar modo quelle che operano nel campo delle opere pubbliche, hanno bisogno di tempi certi, e deve essere rivolto alla semplificazione delle leggi, sempre nel rispetto della trasparenza. Dunque, rispetto della trasparenza e semplificazione devono andare di pari passo, e le modifiche introdotte dal correttivo certamente vanno a risolvere una serie di incongruenze che avevamo rilevato nella prima stesura, diciamo, del nuovo codice degli appalti. L'opportunità è di un seminario sul nuovo codice degli appalti organizzato qui all'Unione Industriale di Napoli, dà la possibilità di sviscerare un testo che presenta già delle criticità, come rilevano alcuni attori del sistema. Ma diciamo che il codice degli appalti è un qualcosa che interessa non personalmente i cittadini, ma interessa particolarmente tutto il sistema economico del paese, perché avere a che fare con il pubblico nelle norme di trasparenza e anche di anticorruzione è normale che ci sia, ed è giusto ovviamente che ci sia, un codice degli appalti congruo appunto a garantire questi principi. Il discorso però è che a volte si fa di più di quello che si dovrebbe fare, e quindi si crea un fenomeno inverso da quello che è appunto della positività di un intervento. Il codice degli appalti, come la maggior parte, la stragrande maggioranza delle leggi in Italia, va ovviamente rivisto, perché c'è a volte un problema di interpretazione, c'è a volte un problema che di non contemplazione di uno scenario all'interno dello stesso codice, però diciamo che forse tutti gli operatori economici sostengono che si stava meglio quando si stava peggio. Noi ovviamente siamo qui all'Unione per spiegare quali sono le novità introdotte dalla riforma del nuovo codice, perché questo è un correttivo che è stato dato alla riforma del codice, dove ovviamente cercheremo di guardare avanti e non cercare di trovare quelle che possono essere le storture, perché comunque il processo economico del paese va avanti, le stazioni appaltanti comunque continuano ad appaltare con questo codice, e noi ovviamente siamo qui per formare ingegneri, avvocati, commercialisti, notai, imprenditori e costruttori su quelli che sono i nuovi scenari creati da questo nuovo codice. Ecco, dal punto di vista di un professionista commercialista, questo nuovo codice degli appalti come l'esempio? Il nuovo codice degli appalti ha sicuramente portato dei chiarimenti in una normativa che durante il corso degli anni aveva presentato numerose lacune. Dal punto di vista dei professionisti e dei commercialisti abbiamo sempre chiesto di migliorare questo apparato di norme fondamentali per lo sviluppo delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. Sicuramente questo nuovo codice ha dato un nuovo impulso, c'è ancora tanto da fare, per questo noi commercialisti siamo pronti a dare dei suggerimenti per migliorare ancora di più questa norma. Oggi tratteremo del tema del rating di imprese e del rating di legalità, questo strumento premiale previsto dal codice degli appalti, con il quale le aziende possono usufruire appunto di alcuni meccanismi di premialità per essere in qualche modo avvantaggiate rispetto a quelli che sono le partecipazioni agli appalti e anche il sistema di finanziamento bancario. È un sistema che appunto premia il concetto
tutto è l'approccio di legalità, perché le aziende italiane, non solo le aziende italiane, anche quelle estere, hanno la possibilità, dotandosi di determinati strumenti e rispettando alcune regole ben precise, di essere assolutamente in una posizione di assoluto vantaggio. Ecco, ma spesse volte alcune imprese, benché pulite, riescono a disinnescare bene i meandri, quindi, della legge e poi insomma a varcare quindi la soglia della legalità. Sì, è chiaro che l'approccio alla legalità non deve risiedere esclusivamente su una previsione normativa astratta. Occorre una cultura della legalità, una cultura imprenditoriale. Il nostro tessuto sociale napoletano mostra ormai da diversi anni di aver abbracciato la cultura della legalità, che va misurata costantemente nei rapporti e nelle condotte che quotidianamente, mensilmente, periodicamente le imprese tengono. Quindi è corretta la tua osservazione, non è solo un approccio che si richiama alle norme, ma è un approccio che evidentemente deve riflettere quello che è il sentire del mondo imprenditoriale. Dal punto di vista di un giurista, questo codice degli appalti, dopo anche i correttivi che sono stati posti, le piace? Non è una questione di piacere, è un discorso di criticità, nel senso che sotto il profilo soprattutto processuale presenta notevoli criticità. Non da ultimo, anche 2 settimane fa, noi abbiamo affrontato un po' il problema del codice degli appalti in termini di riforma in un confronto con i magistrati del TAR Campania. Sostanzialmente l'intento era sicuramente quello di accelerare un po' i tempi del processo. Il discorso è che concretamente accelerare i tempi del processo potrebbe significare non garantire un giusto processo, nel senso che il concetto di tempo non può assorbire quello di giusto processo. Quindi sicuramente questo ciclo, in sinergia con le altre associazioni professionali e successivi tavoli, ci aiuteranno anche a capire un pochino meglio queste criticità e quindi anche l'impatto che sui vari ambiti professionali questa riforma potrà avere. Come un investitore straniero, ma anche italiano, se ha bisogno di investire dei soldi, ha bisogno anche di un processo sicuro, certo, giusto, in tempi rapidi. Assolutamente sì. Quindi per questo diciamo dobbiamo capire anche come confrontarci con queste innovazioni noi operatori del diritto. Presidente, quale criticità rileva in questo nuovo codice degli appalti? Ma guarda, le criticità sono già state rilevate, c'è stato, come sapete, la parte correttiva. Il decreto, per la precisione, numero 56 del 19 aprile. Se ci sono altre criticità non è ancora dato sapere, insomma ci sono punti di vista un po' diversi. Quello di cui però posso dire che c'è assoluto bisogno è che bisogna ripartire con gli investimenti infrastrutturali, perché noi abbiamo già dei gap che ci dividono dalle aree più forti del paese. E se non ripartono gli interventi infrastrutturali, tutti gli sforzi che possono fare tutti gli imprenditori, in particolare il manifatturiero, per aumentare attraverso l'innovazione la sua produttività, la sua capacità internazionale, poi tutto questo si scontra con una mancanza di competitività di sistema, perché la competitività del sistema è data dalle infrastrutture. E tutte infrastrutture che devono ripartire con grande velocità e ovviamente con il solito problema appunto della burocrazia e di questo codice che sicuramente andava rivisitato e che naturalmente, come tutte le cose nuove, quando le vai a rodare scopri che hanno delle forti criticità. Quindi bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare perché si arrivi finalmente ad una definitiva, diciamo, stesura del codice. Trouble so hard.
Professor Cosenzi, innanzitutto ragioniamo su questo nuovo codice degli appalti. È stata fatta comunque una riduzione formale del testo, ma sostanzialmente diciamo alcune criticità permangono. Sì, in realtà il testo rimane molto articolato, d'altra parte i lavori pubblici sono molto articolati. Con le modifiche fatte dopo un anno, a mio parere, insomma, si è tornati indietro su alcuni punti, bene si è fatto. Io mi interesso di una parte che è quella della digitalizzazione degli appalti, che trovo un tema importante, quindi bene ha fatto il governo a introdurlo, perché la digitalizzazione degli appalti, o anche come si dice con sigla inglese BIM, è importante perché può portare a una forte riduzione dei tempi di realizzazione e eliminare molti degli errori di progettazione e di realizzazione, aumentare la sicurezza e nel futuro fare gestione e manutenzione più semplice. Quindi questa parte indubbiamente è un avanzamento verso un mondo più moderno delle costruzioni. Quindi questo lo ritengo un passo in avanti deciso. Poi c'erano anche delle criticità che molti di noi che si sono interessati, insomma, di lavori pubblici, anche io nel mio mestiere di assessore, avevano notato che ci sarebbero stati dei rallentamenti, e infatti ci sono stati. Però devo dire che sono ritornati indietro su alcuni punti e insomma è sempre un elemento di saggezza, di umiltà ritornare indietro. Parlare di appalti vuol dire anche parlare di trasparenza. Cantone dice appalti e corruzione, se si vuole meno corruzione ci vuole meno burocrazia. Possiamo essere d'accordo? Assolutamente sì, perché più le regole sono confuse più si annida, diciamo, la possibilità di corruzione. Quindi in questo senso la semplificazione può essere anche un momento di riduzione delle zone d'ombra e anche di velocizzare. Io per la verità sarei ancora più drastico, perché paradossalmente, poiché gli unici fondi o i principali fondi che esistono in giro sono quelli europei, io quasi seguirei solo le regole europee e vedo un eccesso comunque di burocrazia regionale e nazionale italiana, quindi una specie di autogol, diciamo. Però concordo con questo principio generale di Cantone: più il sistema è semplice, più le regole sono semplici, più si vede in trasparenza. I servizi di ingegneria e architettura ritornano al centro di tutta la categoria e tutta la filiera degli appalti, perché il progetto diventa il punto centrale intorno a cui si muove tutta la filiera degli appalti. L'appalto per le opere pubbliche può avere luogo soltanto in presenza di un progetto esecutivo, e questa è la vera novità della norma. Mentre prima si parlava anche della parte preliminare o dei progetti definitivi, oggi il progetto deve essere esecutivo, cioè deve essere un progetto pronto per essere messo in cantiere. Un progetto che non dà adito a dubbi che possano poi scatenare riserve in corso dei lavori e quindi portare a varianti, aumento di costi, ritardi dei tempi. I progettisti si prendono la loro responsabilità con la progettazione e le imprese la loro responsabilità con l'esecuzione. Oggi si affronta un po' il tema della novità del nuovo codice dei contratti relativamente al mondo delle concessioni. È uno strumento annoverabile nell'ambito del partenariato pubblico-privato che permette alle pubbliche amministrazioni di realizzare delle opere pubbliche quando esiste il presupposto dello sfruttamento economico dell'opera stessa. Quindi uno strumento particolare che si basa sul partenariato tra pubblico e privato. Novità sono in primo luogo l'introduzione di limiti, ancorché introdotti in settori e in istituti satelliti rispetto agli RT, finiscono per bloccarli, per imbrigliarli e quindi per ingessare le scelte delle imprese. Questo insomma è il primo messaggio che io vorrei dare, ancorché io sia un tecnico, però insomma ne viene fuori una riforma che impedisce soluzioni che lasciano all'operatore economico la possibilità di scegliere delle soluzioni imprenditoriali più adatte alle proprie possibilità. E poi c'è qualche opportunità, come la possibilità di uscire dall'operazione rivedendo il raggruppamento originario sia in fase di gara che in fase esecutiva, però queste possibilità sono formulate dalla norma in una maniera tale da creare comunque delle forti incertezze interpretative. Don't nobody know.